Buonasera, Cenzo. Tutto pronto, grazie Enzo, sempre bella pure la tua compagnia. Ci sono grandi novità. Avvisate tutti, perché ho già visto che le notifiche, quindi avvisate voi tutti, arrivo. Capito che non sono arrivato. Ciao Delu. Oggi sono contento. Sono motivato e sono contento perché da oggi ho la camicia. Oggi ho la camicia. Una grande, immediata, istantanea, in un tempo assurdo, promozione e sono felice. Tanti sacrifici, tanti studi, tante cose che sto facendo. Un grande risultato perché sono riuscito a fare delle cose straordinarie che hanno permesso di raddoppiare delle mie situazioni. Sono felice, sono molto felice. Ma vi dirò tutto a breve. Avvisate tutti e vi dirò tutto a breve. Ancora penso a quei momenti quando ancora penso a quei momenti quando non c'avevo nulla, quando non avevo nulla, non sapevo quello che dovevo fare, non sapevo dove andare, non avevo nulla, avevo tutti contro, tutti lasciato, solo come un da solo, da tutti lasciato da solo. E ora? Mi sto prendendo tutto. Baio, voi non immaginate i sacrifici che sto facendo. Sto facendo tre mansioni in uno.
Per questo ho questa camicia e avrò questa camicia meritata. Sì, Raff. Proprietari, colleghi, sono messi le mani nei capelli. Ma che sei, un cyborg? Signorina, ricavo sempre, come sta? Tutto bene? Quando mi invita a nozze, sono felice. Stasera sono molto felice. Non mi scrivete. Ciao, salve, beba. Ragazzi, non mi scrivete. Aiutami, investimenti, quello, quello. Io non sono un consulente finanziario. Io ho buttato sui libri. No, in su, non posso dire niente. Sui libri, la mia testa, e online, la mia testa, e ho studiato, studiato, capito, studiato, capito, studiato, insieme a sbagliare, sbagliare, sbagliare e risbagliare. Anche e soprattutto nella situazione lavorativa. Che c'entra, Baio, scusami? Questa è una camicia lavorativa. Conte, non facciamo più queste giullarate. Ti dico la verità. Ma ok. No, ma lo so, Baio, figurati. Non facciamo più queste giullarate. Non abbiamo più tempo di fare giullarate. Non abbiamo più tempo di fare queste giullarate. Io non ho più tempo da perdere. Buonasera, poi. Io non voglio più perdere tempo. Io lavorerò, lavoro e lavorerò sacrificandomi tanto. Non divertendomi per ora. Devo solo lavorare. Fare soldi su soldi, soldi su soldi, soldi su soldi. Non facendomi mancare nulla, sia chiaro. Ma lavorando, sacrificandomi, studiando, investendo. Questo è quello che faccio io, poi fate le vostre scelte. Qua nessuno sta a consigliare nulla. Quello è quello che faccio io. Quello è quello che sto, questo è quello che sto facendo io. E dopo 7 giorni sono motivato e strasoddisfatto, sapete perché? Può essere una banale camicia questa per voi, per me no. Per me questa è una grande camicia, per me questa è una grande soddisfazione. Perché dal nulla, in un altro mondo, con altre lingue, con altra gente da prima di me, 7 giorni, ho volato a tutti. Facendo tre cose in uno, tre. E nel frattempo, perché pensate che magari io ho giorni, ho pause, ho cose, pensate che uno è da divertire. Studio, studio, imparo, apprendo, capisco, faccio altro, mi creo altre entrate, investo, ma da te già lo sapete questo. Non mi hanno regalato un Rolex come avevo della settimana, pochi. Non è che mi regalano un Rolex. Ti ho detto che ho questa camicia, non un Rolex. Il resto lo devi comprare da te. Se sei bravo. Ora, ho una settimana, guadagno 17, 20, 30 mila euro. È surreale. Lavorerei H24 anche. Ah. Devo dire un messaggio importante, devo dire delle cose importanti. Sto pensando a dove iniziare. Allora.
Con te, 1 milione di secondi di sospensione a pochi, per favore, grazie. Forse non lo sai, forse non. Perché tu non ne hai, probabilmente, o magari, forse li hai fatti, non lo so, sono cose tue. Quando ci si acquista un Rolex, c'è una lista d'attesa. C'è una lista d'attesa da rispettare e c'è una prassi. Ci sono delle garanzie, delle cose da dare. Conte, per il momento gli diamo 1 milione di secondi. Pure a me mi ha rotto il cazzo, ti dico la verità. Dopo 1 milione di secondi ci facciamo un bel ban, perché sicuramente sgarrerà. Pure a me mi ha rotto il cazzo, non ti preoccupare, non sei l'unico. Io ho fatto vedere una foto con il mio braccio ed un Rolex. Punto. Sì, mi provoca sempre, non lo so. Non lo calcolate. O lo calcolate. Una volta mi sono fidato, una volta. E si è visto. Potrei do io a te 10 sub. Se ne vuoi te ne do pure 100. Capito? Detto ciò, con questo non voglio dire che ho fatto i miliardi in una settimana. Voglio solo dire che sono felice e soddisfatto di tante cose. E ad oggi, quando vedo e faccio tante cose, perché mi sto sacrificando tanto, sto lavorando tanto, sto studiando tanto, sto facendo tante cose. Le faccio con sorriso, sapete perché? Perché in 7 giorni ho preso questa camicia. Questa camicia si prende in 2 anni dove sto io. Due, io l'ho presa in 7 giorni. Come? Quando tutti quanti andavano via, io restavo. Quando tutti quanti andavano in pausa, io restavo. Quando tutti quanti si fregavano il cazzo e andavano a 3 all'ora, io andavo a 300 all'ora. Quando ognuno faceva una cosa, io ne facevo 3. Capito? Cioè adesso. Una semplice camicia bianca. Mi vedete sempre. Non me la toglierò più. Ogni sera mi vedete con questa camicia bianca. Cioè me ne hanno date diverse, tutte uguali. Tutte così, camicie bianche, semplici. Ma. Sono felicissimo. Sono felicissimo di essermela meritata. Vi giuro, per poco non piangevo. E vi dico questo, sapete perché? Perché nella vita sono stato chiamato fallito, sono stato lasciato da solo. Nei momenti peggiori tutti quanti mi hanno lasciato. Tutti, forse qualcuno è rimasto un po' vicino, ma non più di tanto. Più di tanto. La mia vita potrebbe cambiare e stravolgersi da un momento all'altro. Non posso dire niente, Delu. Però posso dire una cosa, ad oggi, ad ora, stasera, io sono soddisfatto di me. Perché ho raddoppiato da solo, senza alcun fuffaguro, e non voglio che io venga associato ad alcun fuffaguro, perché io non do e non darò alcun corso né consiglio. Mi interessa, ragazzi. Lo dico tranquillamente. Io vi voglio bene, vi vorrò bene e avete la mia disponibilità ed amicizia. Per qualsiasi cosa io ci sarò e ci sono per voi. Senza problemi. Ok? Pietro, ma faccia a mamma te. Non l'uscire, capito? Ma boh, ti devo dare sta risposta. Ya, piccola gag. Piccolo scherzo. Mimmo, grazie. Ciao Spartix, benvenuto in famiglia. Grazie per la sub. Purtroppo, ragazzi, le notifiche vanno e non vanno molto bene, mi dispiace. Ah, account creato 9 minuti fa, andiamo bene. Crema risultati normali mai, non ho capito, Deno. Comunque. E seguo da 4 minuti, sarà sicuramente una persona della famiglia, Spartix, vero? Sarà sicuramente una persona che ha fatto la sub con affetto, non ho dubbi. Ma non c'è problema, ragazzi, non preoccupate. Tanto alla fine si scoprono da soli e li baniamo. Ora, sono stato chiamato nella vita fallito, sono stato lasciato da solo, sono stato chiamato di tutto e di più. Hanno fatto di tutto per buttarmi a terra, hanno fatto di tutto per vedermi fallire, hanno fatto di tutto per vedermi sotto a un ponte ad elemosinare. Ok? Benvenuto in famiglia, ecco, si sono aggiustate le. Si sono sistemate le. Non so parlare stasera. Sono troppo contento, non so parlare, raga.
Ci sono sistemate le notifiche, l'esame. Benvenuto in famiglia, Matti. Va bene, sei nuovo su Twitch, benvenuto Spartix, non c'è problema. A tutte le persone che mi seguiranno con affetto, o con Prime che è gratuito, o con Sub per parlare con me, ma se non potete, io non vi chiederò mai nulla. Tranquillamente restate lì dietro e con i punti canali scrivete quando li riuscite ad accumulare. Io non vi chiederò mai nulla. Ciao Gianni, perché io non voglio fare soldi su voi, io voglio dimostrarvi dove arriverò e dove voglio arrivare da solo, senza alcun aiuto. Perché prima puntavo, io voglio fare questo con l'aiuto vostro, con l'aiuto del web, con l'aiuto. No, da solo voglio arrivare lì. E chi sta con me? Mette, che cazzo scrivi? Mette, che cazzo scrivi? Conte, che significa prendo le distanze? Che significa, Conte? Cioè, io non posso fare un discorso serio. Capisci, devono fare. C'ha da sempre sta col trollino che si fa la sabbia e deve sempre rovinare. Non ci sta niente da fare. La Volpi, grazie. Che cazzo c'entra? Che c'entra questo benvenuto? Matt, se scrivi un'altra parola in Germania o in qualsiasi altra lingua, sei bannato istantaneamente. Ti è chiaro, Matt? Punto. A posto. Ora, qui gentilmente si scrive e si parla in italiano. Fine. Dove sono io? Che faccio io? Che non faccio io? La lingua che ho? Non sono cavoli vostri né di nessuno. È mia privacy. Io vi voglio dimostrare. Se voi con affetto realmente vi fidate e vi fidate di me, io vi voglio dimostrare dove arriverò e con il bene che ho per voi, per quelli che realmente però mi vogliono bene, non per quelli che non mi vogliono bene e che mi seguono solo perché sono Riccardo Rosario. A voi darò qualsiasi mia disponibilità. Ok? A quelli che invece si fanno la sub perché vogliono provare a prendermi in giro. Come Enaco e tanti altri. Non ve la fate la sabba che vi banno istantaneo. Io non ho bisogno dei vostri soldi. Io me li sudo i soldi. Me li sacrifico i soldi. Me li lavoro i soldi. Me li studio i soldi. Li realizzo i soldi. Investo i soldi. A posto? Andiamo avanti. Sono felice? Sono felice. Sono felice perché ho meritato questa camicia. Dopo 7 giorni ho meritato questa camicia. Grazie per la sabba, Petrini. Grazie Mimmo. Io l'ho meritata questa camicia. E sono felice. Io sto meritando di stare qua. Io sto meritando di sacrificarmi. Perché ho fatto una vita dove è una camicia lavorativa che mi è stata affidata. È una promozione. Capite? È una promozione, una gestione. In più. Stando qui ho ampliato ancora di più la mia mente, sto studiando tantissimo, avendo tutto il tempo che voglio per me, sono felice e spensieratissimo e quindi mi sto, oltre che lavorando, mi sto focalizzando su studio, investo, lavoro, mi sacrifico, studio, investo, lavoro, mi sacrifico. Questo è quello che voglio fare, questo è quello che faccio. Io e proprio fate quello che scrivete. E sono felice perché in 7 giorni, voglio 7 giorni, ho meritato questa camicia. Ho raddoppiato i miei investimenti, le mie cose. Raddoppiato. E sono felice, non qui, non sono qui a vantarmene. Non sono qui a dire ho fatto miliardi. No. Però sono qui a dire una cosa. Che chi mi chiamava fallito, ad oggi posso dire una cosa, il fallito sei tu. Perché lo sa Riccardo non ha fallito, non fallirà mai. Io non valgo un Rolex. Io un giorno, non molto lontano, avrò i soldi di spicci per comprarmi Rolex. E sapete perché? Non per avaria, non per vantarmene, non perché.
ma devo fare una vita di sacrifici. E io la faccio e la farò. La faccio e la farò. Tam, 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 tutti i giorni. Lavoro, sacrificio, studio, investo, lavoro, sacrificio, studio, investo, tutti i giorni. E a tutte le star del web, a tutte le persone che mi hanno dato del fallito, a tutte le persone che si sono allontanate da me, amici, famiglia, ragazze, ragazzi, tutti, grazie perché mi avete dato la forza per non arrendermi mai. Grazie perché mi date la forza di non arrendermi mai. Grazie perché io, fosse l'ultima cosa che faccio, ma questa camicia è solo l'inizio. È solo l'inizio. Quando è vero tutto quello che esiste, io devo arrivare a guadagnare talmente di quei soldi. Che devo far del bene a tutti quelli che lo meritano. Che la camicia gialla, giorno. Perché io non meriterrò per me, perché io non me li tengo per me, ma quelle povere persone che lo meritano, non chi non ha fatto un cazzo della vita e fa la carità, o oh, ti prego aiutami. No, perché io sono stato il primo a sbagliare tempo fa. Sto male, non ho niente, aiutami, alzati. Susta, vai a lavorare, vai a studiare, vai a sacrificarti. Studia, lavora, studia, investi su te stesso, tutto quello che puoi fare, tutto. Vedi un 2% in più, vedi un 3% in più, vedi un 4% in più. Non lo sai fare, studia. Ma io lavoro e conservo i soldi, sto cazzo. È l'inflazione. A quanto è arrivato? 8% a quanto è arrivato? Pensate che è giustissimo conservare i soldi, per l'amor di Dio. Fate benissimo, ci sta. Io sono il primo che conserva i soldi e che non spende quasi nulla, soprattutto stando qua. Jody, non so perché da cellulare le alert purtroppo non vanno molto bene. Nin, benvenuto in famiglia, grazie per il Prime, ho appena visto. 300.000 di secondo. Allora, Jodil, per piacere, con te, Jodil, simpaticone, sta a fa troppo simpaticone. 300.000 secondi di sospensione a simpaticone, grazie, 300.000. Siamo a livello 2, grazie. Questo è il mio pensiero, voi fate quello che volete. Allora, io senti una frase, un euro oggi. Non dirò di chi, noto, ok? C'hai ragione, Zu. Ci ho pensato tardi, ma non è troppo tardi. Fortunatamente. Un euro oggi e un euro domani. Un esempio. Esempio. No. 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 Non è così. Se io fermo e blocco i miei soldi, blocco i miei soldi senza far sì che i soldi si muovano e generino altri soldi, perché così i ricchi diventano più ricchi, e io fortunatamente lo sto capendo in tempo ai miei 30 anni, c'è chi non lo capisce ancora. Col cazzo. Perché c'è l'inflazione, ci stanno un sacco di cose. E quindi i miei soldi diventeranno sempre di meno. Su questo senso, tralasciando il fatto che io lavoro e li conservo, lavoro e li conservo, lavoro e li conservo, c'entra un cazzo. Perché non posso lavorare, conservare e investire. Lavorare, conservare e investire. Mi faccio il 2, il 3, il 4, il 5, l'8, il 10%. E abbatto i costi e raddoppio i soldi. Pensiero mio, poi fate quello che volete voi. Io. Ciò che farò, ciò che sto facendo,
sta dando grandi soddisfatti, grandi, grandi e soddisfatti risultati. Grandi. Sono felice di dirvelo oggi. Sono felice di dirvelo, sapete perché? Perché abbiamo vinto in tutto. Stiamo vincendo in tutto. Stiamo vincendo in tutto, voglio. Lo sa, Riccardo sta vincendo in tutto. Abbiamo vinto su tutti e in tutto. E sono felice. E sapete cosa vorrei? Vorrei fare così. Come sto procedendo ora e fa passare 2 anni. Vai giù. No, Jody. Basta giullarate, Jody. Solo cose serie, Jody. Solo cose serie, Jody. Non è che chiudi e mi fa giullarate. Cose serie, ha già busca i soldi. Devo guadagnare i soldi onestamente, lavorando, sacrificandomi, studiando e investendo. Vorrei fare così e far passare 2 anni, perché con quello che sto guadagnando ora, con quello che sto investendo ora, fra 2 anni. Adecco, Jody, no. Punto. Non mi voglio più scherzare su questo argomento. Non me ne fotte, Jody, di diventare popolare facendo il giullare. Voglio diventare popolare essendo Rosario persona che si sacrifica, studia, si impegna, investe. E diventa qualcuno in questo mondo e fa soldi, non facendo il giullare. Non me ne fotti fu giullare. Non mi interessa diventare qualcuno il giullare. Sì, Raff, ma le miccardate ci sono e ci saranno sempre. Jody lo sa, perché io sono fatto così. Io naturalmente le faccio. Io sono naturale di mio a fare le giullarate e le miccardate. Ma non esiste che faccio più le cose. Cioè, non mi vedrete più fare. Ragazzi, non esiste, non ho più tempo, non ho più testa. Non esiste. Acherontia, ragazzi, controllate sta frase per piacere, che mi pare una frase un po' particolare. Non ha mai scritto una parola, sto agione. Mo' è venuta a scritta, si è fatta la sabbia a scritta sta cosa. Prendo le distanze per sicurezza, non so cosa voglia dire. Sono proprio vedere se continui così su questo percorso. Grazie, Delo, ma co io così voglio continuare. Allontanate tutte queste persone, ragazzi, grazie. Allontanate, allontanate, fateli in silenzio da soli. In silenzio, fateli fallire da soli. Che stanno ancora a casa della. Bannate, vabbè, mi dissocio, è una frase che non mi ricordo, non so neanche che cazzo voglia dire, perché io sono ignorante assolutamente in queste materie che loro invece approfondiscono, quindi io prendo le distanze e bannato istantaneamente. Sprecate 4 euro della vostra vita per fare la sub, per essere bannati e scrivere la cazzata del secolo, che venite bannati istantaneamente e a me non mi fanno nulla, perché io mi dissocio, mi distanzio, è una cosa detta da voi. Punto. Ancora non ci è arrivato, voglio, non ce la facite, eh? Dovete semplicemente far perdere un paio di minuti della live, giusto? Ce la fate, è più forte di voi. Detto ciò, io non farò e non mi interesserà essere o ricordarvi un giullare. Io voglio essere Rosario, un uomo che da zero. Grazie per quest'altra sub, Jodil. Grazie. Purtroppo non, le notifiche non vanno molto bene. Grazie a tutti per le sub, ragazzi. E tutte le persone che mi vedranno e mi seguiranno in live ogni sera verso le 11, 11 e un quarto, 11 e mezza massimo di sera. Io vi dirò, vi racconterò tutto. Barz, ciao. Io non comunico il lavoro che sto facendo. Sono all'estero, questo è quello che ti serve sapere, questo è quello che dico a tutti quanti, senza offesa. Quando le persone mi chiamano falliti, ha fatto la sub il signor M, addirittura. Quando le persone mi chiamano falliti, quando le persone diranno non ce la fai, quando le persone diranno chiudi, vattene, fai sotto i ponti, questo meriti. E tante altre frasi brutte che purtroppo esistono e capita che vi dicono, perché a me me le hanno dette, voi non piangete, non buttatevi via, non state male. Rimboccatevi le maniche, datevi da fare, pure iniziando a lavare a terra. Gliel'hanno regalata, immaginogli.
Ok? Datevi da fare e dimostrate alla gente che voi valete. Io ancora non sono arrivato a nulla nella mia vita a 32 anni. Per me è un 0,05% di quello che voglio e che credo di meritare e che voglio ottenere lavorando, sacrificandomi, studiando ed investendo onestamente. Io devo arrivare a fare capelli bianchi che tenga valigie e soldi, fatti onestamente, lavorando, sacrificandomi, e a tutto il web dimostrerò e guarderò quelle famose live e dirò: guarda là chi ero e guardate ora chi sono. In una fottuta Lamborghini con un Rolex Corporation. Questo è quello che punto. E ve lo dico. Piccola F. Capito, no? E senza nessun aiuto. E senza soldi di nessuno. Mammina, papino, fratello, quello che ti aiuta, quell'altro così, da solo, lavando a terra, da zero pure, senza alcun problema, salendo in alto, dimostrando quanto valgo. Conte Jody il Mimmo, 300.000 secondi di sospensione a questo nuovo utente Spartix che ha appena fatto il seguita appena 10 minuti e fa questa piccola caricatura che non so cosa sia, ma signori. Grazie, Barz, che siete orgogliosi di me. Lo so che è un account appena creato, lo so. E io già ci siamo arrivati 10 anni avanti. Allora, io come scrivono, già mi rendo conto se sono persone che non mi vogliono bene e che non mi supportano. Ho persone che mi vogliono bene e mi supportano. Per questo mi comporto in modo diverso con voi. A tutte le star del web, a tutte le persone che mi hanno umiliato, messo a terra. Questo è solo il primo di uno dei risultati. E la storia che avete visto con Rolex sul mio polso e tante altre cose che vi farò vedere su Twitch, su Instagram, saranno solo frutto dei miei sacrifici. Pure io ti voglio bene, spettatore. Del mio studio, del mio impegno. Di tutto quello che valgo, di quello che sono, di gente. I classici figli di papà nati con i soldini che si sentono sto cazzo e che voglio. Ma io, Rosario, Riccardo, da zero in un altro mondo, 7 giorni ho già meritato questa camicia a promozione, ho raddoppiato i miei investimenti senza pause, senza fermarmi, senza nulla. Grazie adesso, pure io vi voglio bene. Lavoro, studio e investo. Lavoro, studio e investo. Devo arrivare con i capelli bianchi che ho le valigie di soldi fatto con sudore e sacrificio. Studio e investimento. Da solo, senza l'aiuto di nessuno. Perché devo dimostrare a tutti quelli che mi hanno chiamato fallito. Devo dimostrare a tutti quelli che non avevano mai puntato un euro su me e che mi hanno umiliato tempo fa. Quanto cazzo valgo da solo, senza l'aiuto di nessuno, ma soprattutto lo devo dimostrare alle persone che mi vogliono bene e che mi seguono con affetto e che ogni mese si fanno la sub con affetto su questo canale da sempre, da quando facevo le giullarate ad ora. Grazie caro signore M, ti fa male vedere te in Maserati con l'orologione e me magari che punta ad arrivare al doppio di quello che hai tu?
sentiamo come mi vuoi aiutare. Vediamo. Sentiamo, sentiamo, sentiamo. Questo tuo buon cuore, sentiamo come mi vuoi aiutare. Sentiamo, ti lascio dialogo. Sentiamo come mi vuoi aiutare, sentiamo. Con 2000 euro al mese? È un aiuto con 2000 euro al mese. Io ad oggi guadagno molto di più. Già ti dico questa cosa. Posso lavorare da te? Ti do un'opportunità. Posso lavorare da te e per te. E cosa dovrei fare, Matteo? Sentiamo. Come mai questo aiuto? Come mai questa cosa, visto che fino a ieri tu mi volevi vedere per strada come un barbone? Ok, mi formi. E come mai questo aiuto? Ti do un'opportunità. Sei così buono. Come mai questo aiuto? Sentiamo, perché io ho capito nella vita che nessuno mi dà un qualcosa per senza niente, c'è sempre un ritorno, no? Soprattutto da una persona di cui non mi posso fidare perché ti ho fatto un ride qualche tempo fa e tu mi hai pure detto quelle cose dopo che io ti ho fatto con un ride, tralasciando tutte le diffamazioni e offese che mi hai fatto e continui a fare. Non auguri il male a me. Non auguri il male a me. Hai tentato di umiliarmi in ogni modo. Mi hai diffamato, mi hai offeso, mi hai insultato. Ogni volta che vieni in live, che sono venuto, perché ora figurati se passo dopo quello che mi hai detto e fatto. Aizi odio, leggi i commenti d'odio. Invece di fermarli e bloccarli, guarda la mia live, guarda la mia chat. Nessuno ti dice una parola, nessuno ti dice A. E se qualcuno ti dice A, io li mangio, li banno instant perché nessuno nella mia chat, nessuno ha mai insultato e insulta nessuno. Mai. E io di certo non aizio odio. Matteo, 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 senti a me, ti dico sta cosa. I 2000 euro che tu c'hai pronti, freschi così, tienili bene stretti, perché penso che qualche zero in più dovrai dare di risarcimenti. Va bene? E non mi interessa la posizione come responsabile di pulizie, come gestore di pulizie, con tutta l'umiltà di questo mondo che io tranquillamente farei, ma non lo farei per te. A te non ti amano tutti, ma a te tanto è vero che hai messo la chat solo sub proprio per questo, perché le persone stanno iniziando a capire chi sei, cosa fai, e per questo ti stavano iniziando a dire cose in live pubblica, e per questo hai detto che metti la chat solo sub. Hai detto l'hai messa solo oggi, ma la vuoi mettere per sempre. Matteo, dai. Matteo, tu sei bravo a parlare. Matteo, tu sei molto bravo con la bocca. Io ti ho capito. Io ti ho dato tante possibilità. Ok? Guarda, ci sta Barzi che lo accettava con volentieri il lavoro. Con umiltà, vedi? Aiuta Barz, non ti preoccupare, a me una posizione come pulizia del signor M non mi interessa. Grazie. Non credo sia una cosa adatta a me. Mi piacerebbe, vero, che io lavassi a terra dove ci sei tu, mi faresti un video, una live, guardate, lo sanno Riccardo come mi lava a terra. Nella vita c'è una cosa che non mi ha mai abbandonato, l'orgoglio. Capito? E tu inizi a formi per un lavoro serio una persona che tu ad una persona che dici io ti voglio aiutare, ti inizi a formare per un lavoro serio, la fai partire facendo le pulizie. No, io non propongo nessun investimento. Ho già detto ad oltre 500 persone a mezzanotte che io non propongo alcun investimento. Io studio e faccio le mie cose e investo con le mie cose. Non sono consulente finanziario, non lo sarò. Fate le vostre scelte, io faccio le mie cose e sto avendo già i miei risultati, personalmente. Anche io ho iniziato lavando i bicchieri, Matteo, non te lo nascondo. Matteo, ma io non ho alcun problema nel lavare i bicchieri e lavare a terra. Io non ho alcun problema. E come ti poni? È come ti poni?
Capito? Matteo. Matteo, ascoltami bene. Io non ho ancora capito tu cosa fai. Ti devo dire la verità. Non ho ancora capito tu cosa fai, devo essere onesto. Però una cosa è certa, io dal primo minuto che tu sei entrato in live contro me, io ti ho sempre rispettato. E tu mi hai insultato, diffamato e offeso. No, mi è chiaro che tu hai una holding, eccetera, eccetera. Però ancora non mi è chiarissimo, limpidissimo, diciamo, cosa fai, perché non sono nel tuo settore. Ok? Ti dico una cosa. Io vedo che tu hai tanto, tanti soldi, tanto patrimonio, e questo mi può far solo piacere per te. Ok, va bene. Ok, sei un investitore, quindi puoi insegnarmi tanto. Su questo io lo accetto, perché io, come ho già detto, non mi reputo un investitore, non sono una persona, ma sono una persona che sta pian piano cercando di sacrificarsi, lavorando, investendo con la mia piccola conoscenza. Sto cercando di fare dei risultati e dei risultati li ho avuti. È sincera verità la mia. Ok? Ok, e quindi tu mi vuoi aiutare, Matteo? Come? Scusami. E per quale, posso capire per quale motivo tu mi vorresti aiutare? Come mai ti sono a cuore che fino a ieri tu mi hai offeso, insultato, diffamato e distrutto? È arrivata qualche letterina? Non lo so, non lo so, chiedo. Il karma. Credi nel karma, quindi? Ok, I believe in karma. No, no, nessuno. Ok, no, no, perché lo sai che io e te siamo in una situazione particolare, ma nonostante tutto io avevo cercato di riappacificare al meglio che potevo, tant'è vero che i miei mod sono da te tranquillamente. E io non ho detto A, non ho detto A riguardo. Jody, il Mimmo, persone fantastiche, modi fantastici che ti hanno aiutato e ti aiutano, non sbaglio. Io non ho detto A, io avrei potuto dire A, loro insegnano nella mia amicizia, sono sicurissimo che non sarebbero venuti da te. Ma infatti io con egregio piacere sono rimasto sorpreso per alcune situazioni, ma non ho detto A. Ragazzi, ma non è una questione fate pace. Non è una questione di accettare o meno questa pacifica situazione di Matteo o altro. Da me funziona tutto. Quindi tu mi stai dicendo, questo lavoro che io ho ora, in questo mondo che sono ora, con questa promozione che ho avuto ora, con i risultati che ho ricevuto ora, soddisfatti e sudati da me, sacrificati e tutto, di lasciare tutto, prendere la borsa. E tutto quello che ho, lasciare tutto e venire da te. Hai una visione? In che senso una visione? Ho una visione distorta. Io sono passato qualche volta in live. Uno, a volte facevi pure finta di non leggermi. Due, alzavi odio, leggendo commenti d'odio, non bannando nessuno che mi insultava. Cioè, qualche volta dicevo giusto per non insultate, non insultate. Rivediamoci le live. Tre, mi hai sempre offeso e diffamato e insultato. Cioè, io non ho mai detto A. Tant'è vero che il mio avvocato e il tuo non hanno nulla su me, perché io non ti ho mai diffamato. Non sono cose per te. Quindi tu stai dicendo che io non potrei arrivare al tuo livello? Partendo da zero, lavando i piatti, lavando a terra, io non potrei camminare anche io un giorno con tanti sacrifici e lavoro, cosa che voglio fare perché io muto, zitto, lavoro con la testa bassa senza alcun problema a fare qualsiasi cosa. Non potrei un giorno camminare in una Ferrari con un Rolex sul braccio. E questo sarebbe l'aiuto e la visione che tu vuoi dare a una persona. Per te le persone devono stare tutte quanti sotto. Matteo, ma questa è una tua visione distorta, te lo assicuro.
Questa è la tua visione distorta, perché vedi che mi vedi pure più tranquillo, perché io sto facendo una bella terapia da tanto. Matteo, ma io l'ho recuperata la mia dignità, ne sono sicuro, perché io le giullarate non le faccio più e non mi interessano più farle certe giullarate fatte in passato, capito? Non mi importa. No, io non sto dicendo nessuna cosa, io sto dicendo che sono qui e sono felice di dire e di portare i miei risultati. E le mie esperienze, la mia esperienza all'estero, e ti dico, questa camicia l'ho meritata, l'ho sudata, perché ho fatto, non ti dico H17, ma anche H18 ore al giorno, 7 giorni su 7 a lavorare, e l'ho meritata questa promozione. L'ho meritata, colleghi, ho passato, ho sorvolato a tutti, in un altro mondo, studiando quando avevo tempo, la sera a casa facendo live. E ho i miei investimenti, perché ce li ho, li vuoi vedere? Quando ci vediamo, perché un giorno io te sicuramente in qualche modo riusciremo a prenderci, o no? Un caffè, un'amicizia o quel che sia, o per situazioni legali o per altro. E ti faccio vedere gli investimenti, che c'ho, qual è il problema? Io le cavolate non le dico. Sono da 7 giorni, Matteo, qui, non da qualche giorno, 7 giorni, e ho già ricevuto una promozione con questa camicia. Questa camicia. E l'ho meritata, perché ci ho buttato tutto per avere questa camicia. E punterò ad averne altre di promozioni. E non mi arrendo e mi sacrifico. Sai che sono andato al lavoro pure con la febbre? Perché ho cambiato clima e sono stato male. E quando mi ritiro a casa, sai che faccio? Io attacco, faccio la live, aggiorno tutte le persone che mi vogliono bene. E studio quando stacco la live. E poi dormo in quel poco tempo che ho prima di continuare gli investimenti che ho. Non ho credibilità. Voglio farmela. Voglio farmela un giorno, Matteo. Matteo. Qua, te lo ripeto, uno, ho contratto e tutto, a tempo determinato ovviamente, senza alcun problema perché dove sono io non esiste altro. Due, guadagno molto di più, cresco da zero facendo le pulizie da te, tu così fai crescere una persona, tu quindi assumi una persona facendola fare le pulizie da te, così tu fai crescere le persone. Questo è l'insegnamento che tu dai ai giovani che vogliono stare vicino a te e vedere un uomo che c'ha la tua età con l'orologione, col macchinone, sull'elicottero, facendo la vita da VIP. Ad oggi io non posso farlo, ma voglio farlo. Voglio farlo. Lavando pure a terra, partendo da zero, ma io voglio farlo. Un giorno io voglio arrivare al tuo livello. Voglio superare il tuo livello, mi voglio impegnare, voglio meritare di più del tuo livello. Ho dei ragazzi che a breve assumo, ma loro sono preparati. Bene, mi fa piacere per loro, ma anche io sarò preparato per tutto, perché io, mentre lavoro, lo sai perché ho meritato questa camicia? Perché io, mentre facevo una cosa, con l'occhio destro guardavo un'altra cosa e con l'occhio sinistro guardavo un'altra cosa e ho imparato e ho fatto tre cose in uno, tre mansioni in uno. Questa camicia la si ottiene in 2 anni qui. Io l'ho avuta in 7 giorni. Giusto per farti, capito? E ti ripeto, le persone non si aiutano dicendo vieni a lavorare a fare le pulizie da me. Se c'è qualche buon senso, il karma, qualche scrupolo, qualcosa, qualche consiglio all'avvocato, non so, qualsiasi cosa sia, perché io non confido nella bontà di una persona che mi ha diffamato, offeso e distrutto non so quante volte, giusto per, scusami se non mi fido, eh. Finanzierò la loro legge, i progetti, ma loro hanno percorso di studio. Hanno dove tu purtroppo non hai nessuna capacità o attitudine. Nero 90, 1 milione di secondi di sospensione e poi dopo bannato se gli si permette di scrivere un'altra cosa del genere. Prendo le distanze. Caro Matteo, io non permetto a nessuno di dire che non valgo e che non varrò o che non posso avere doti che non ho.
lo ripeto, e te lo riscrivo e te lo ridico tutto ciò che vuoi. Io voglio un futuro, voglio una carriera, voglio meritarmi, voglio valere, voglio puntare a fare i soldi. Ok. Matteo, Matteo, io ad oggi posso valere meno rispetto ad altre persone perché non sono preparato su tante cose. Ma non puoi dirmi tu non vali. È quello che voglio puntare invece. Io voglio puntare ad essere una persona migliore. Voglio puntare ad essere una persona rispettabile. Voglio puntare a sacrificarmi e a lavorare tanto. Barz, un attimo, per piacere. Un attimo. Ok? Un attimo. Parliamo io e signor M, per piacere. Ok? Le persone non si aiutano in questo modo. Le persone non si aiutano in questo modo. Le persone, puoi dire, tu ad oggi sei così, così, così. Tu ad oggi hai questi problemi. Tu ad oggi non vali su queste cose. Tu ad oggi non sai queste cose. Ma non ti dico che tu non puoi farlo. Non ti dico che tu non puoi arrivare al mio livello. Non ti dico che tu non puoi. Ti dico tu puoi se ti impegni, studi, ti sacrifici e stai con me. E ti aiuto io a capire, a fare tutto. Così si aiutano le persone. No, che vieni nella mela e vedi e ti offro 2000 euro al mese per fare le pulizie da me. Questo non è aiuto. Fatturi questo, fatturi questo. E Matteo, mi dispiace. Sono molto educato. Va bene, a un'altra persona avrei risposto fammi a mamma ta. Però a te non voglio risponderti così. Va bene? Mi vuoi aiutare? Matteo, l'uomo che mi ha diffamato, offeso e tentato di distruggere in ogni modo, che non voleva stare su Twitch e improvvisamente si è aperto un canale. La persona che improvvisamente, che per lo più io fino a 4 giorni fa passavo, scherzavo, i mod del suo canale sono i miei, non gli ho detto, ah, sono passato, gli ho fatto un raid. E ti sei pure permesso di dirgli, di dire, Riccardo, questa è quella. Ma te, ma tu non meriti nulla. Io sono stato fin troppo buono. Ma non esiste, muoio improvvisamente, vieni qua, il karma, ti voglio aiutare, 2000 euro al mese, vieni a fare la pulizia da me. Io mi sono esposto per te, con tutto quello che c'è stato, con tutta la situazione brutta che c'è stata, con tutta la situazione ancora corrente che c'è stata con l'avvocato e le azioni che andiamo a fare. Io mi sono esposto e mi sono schierato nella tua parte. Con il signor Pippo e gli altri che ti andavano contro e che mi hanno scritto per leccarmi la schiena. Ma io vado per la giustizia e per me tu in quel caso avevi ragione. E come ti ho detto, mi avessi detto a me che io penso di avere un po' di conoscenza, un paio di anni che sono qui, io te l'avrei fatto gratis e tu neanche quello hai apprezzato, neanche un grazie mi hai detto. Quando tutti quanti mi scrivevano, stai dalla nostra parte, esponiti con noi. Io ho un piano di abbonamenti e dice Dio, ma siamo preparati con studi e percorsi, tu purtroppo non hai. Grazie per le sub. Presidente, non si preoccupi, io non sto dicendo alcuna cosa di questo genere, non sto dicendo che voglio entrare nella sua holding, non sto dicendo di avere competenze di studi, non sto dicendo nulla, sto dicendo che io farò di tutto con tanti sacrifici e tutto quello che posso per arrivare a più del suo livello.
Buonasera Sab, ciao Nico. Questo te lo metto per iscritto. Mi sacrificherò da zero, iniziando a lavare pure a terra. E arriverò. Quindi Matteo, inizierò a fare carriera poi da te. Inizierò a lavare gli uffici. Inizierò a lavare gli uffici, le auto aziendali, la casa, che è un lavoro decorosissimo assolutamente. E poi, pian piano, che cosa fai? Mi farai lavare la tua doccia? Mi farai lavare. Ti metterò l'asciugamano a terra prima che tu faccia la doccia? Inizia, ti formi, cresci. E come potrei formarmi a lavare l'auto aziendale? Sentiamo. Come potrei studiare questa cosa? Che studi potrei mai fare per migliorare la mia situazione e fare carriera? Non mi stai rispondendo, Matteo. Tu vuoi per caso dirmi? Io voglio aiutarti a capire come investire con noi. Nel frattempo, lavorare insieme a me. Forse è questo che mi stai dicendo. Chiedo. Lascia stare questa proposta. Tu mi stai dicendo che tu vuoi insegnarmi. Lascia stare il fatto che io dovrei lavorare e vedere questa proposta. Lascia stare che ti ho già ringraziato e detto il tutto. Oltre questa proposta, guarda, guarda quanto sono a buon fine proprio. Lascia stare questa cosa. Mi fai iniziare da zero e mi è chiaro. A lavare le auto aziendali, a lavarti la doccia, a lavarti il bagno, e mi è chiaro. Ma poi mi dai anche possibilità di studiare, capire insieme a te come procedere poi con gli investimenti e far soldi insieme. Mi fai iniziare da zero, ok, ma c'è possibilità di carriera? No, no, voglio capire fin dove vuoi arrivare, Conte. No, non sono passati da lui, non ti preoccupare, ragazzi. Semplicemente ci ho parlato. E tranquillamente, proprio perché io sono una persona buona e di cuore, ho detto per me tranquillamente potete stare tranquillamente pure da loro. A parte che sono persone che pensano e fanno quello che vogliono, non è che io obbligo a fare altri. Semplicemente non ho alcun problema, non sto valutando nulla, voglio vedere Matteo dove vuole arrivare. No, io in base al percorso, dovevo un percorso adatto alla persona, senza voli. E sentiamo Matteo, sentiamo. Visto che ora ti ho detto che qua sto molto bene, sto facendo sacrifici, sto avendo una grandissima visione, carriera, che vedo futura e guadagno anche più di 2000 euro, lo dico tranquillamente. Per quale motivo io dovrei lasciare tutto, prendere la valigia domani stesso, venire da te, iniziare a fare le pulizie per poi fare carriera da te? Dammi una buona motivazione su questo. Ragazzi, io non credo nella buona fede. Perché se tu vieni da me, diamo un senso a tutta sta vicenda. E che senso, Matteo? Sentiamo, che senso? Mi stai emozionando con queste parole, Matteo. Facciamo così, Matteo. Provo a farti capire come sono fatto. Io non voglio soldi, non voglio niente da te, non ti preoccupare. Non abbandonerò mai la famiglia. Non vi abbandonerò mai, ragazzi. Farò sempre live in qualsiasi parte del mondo io sia. Però do una cosa a Matteo, visto che questa ultima frase che ha detto mi ha molto rincuorato. Matteo, te lo dico pubblicamente, io al 99,9% so di vincere contro di te per tutte le accuse che hai fatto. Va bene di diffamazioni e so di prendere tanto.
Io sono tranquillamente disposto a vederci per un caffè in amicizia, senza soldi, senza nulla, non mi interessa, non mi interessano le azioni, non mi interessa nulla. Se è realmente quello che stai dicendo, non mi interessa i 2000 euro, non mi interessa niente, perché io lo faccio con il cuore, lo faccio per il bene, capito? Lo faccio con il cuore quello che faccio. E se vedo che tu hai un cuore in quello che mi stai dicendo realmente, io ti dico con il cuore. Ti ringrazio, sono disposto a diventare tuo amico senza alcun problema, a ritirare tutto senza alcun problema, pur sapendo di vincere e prendere migliaia di soldi senza alcun problema. E se realmente vuoi aiutarmi, perché tu credi che ci siano delle cose importanti che magari io non vedo, io accetto il tuo aiuto, accetto il fatto che tu voglia aiutarmi e voglia dare un senso a tutto quello che è successo. Quindi io in questo caso ti ringrazio e senza alcun soldo né compensi economici, non ti preoccupare. Ti posso vedere in amicizia per parlarne. E ci sentiamo in privato. E su, che cazzo dici? Ci sentiamo in privato, sì. Va bene. Va bene, Matteo. Jodil, tu hai il mio numero personale. Jodil, sei un fratello per me. Puoi dare il mio numero personale a Matteo. Va bene? Buonanotte, signori. Buonanotte, Matteo. Buonanotte. Allora, siamo tutti con te, grazie. Ragazzi, non sto dicendo alcuna accettazione di proposta né altro. Io ho detto che sentendo le parole di Matteo mi hanno rincuorato, soprattutto quella della fine del bene e di dare un senso a tutto ciò, della dignità e di tante altre cose. E sono felice di dire che tranquillamente, se queste parole sono veritiere, di cuore e sincere, cosa che Jodil sta con lui e per me è un fratello insieme a Mimma, quindi probabilmente ci hanno parlato e ci hanno fatto capire che persona sono realmente, forse pure lui l'ha capita, che per me possiamo tranquillamente vederci e chiarire questa situazione, tralasciando il fatto della proposta e tutto quello che c'è, tutto quello che c'è, che può esserci, non esserci, non mi interessa. Ok, Jodil, mi fido di te, Jodil. Mi fido di te, Jodil. Di te mi fido, lo sai, sei un fratello per me. Non lo farei mai bannare, insomma. Mimmo, chi è Jodil, capiwire? Chi è? Ti dico, garantisci tu, Jodil, per capire, garantisci tu? Per capire, Jodil, garantisci tu? Io prima di ritirare qualsiasi azione, qualsiasi cosa, signori, purtroppo ho troppo male ricevuto. Conte, non vi preoccupate, non mi faccio fregare da nessuno. State tranquilli. E soprattutto con voi io ci sono e ci sarò sempre. E vi dirò ogni cosa e di certo non lascerò dalla sera alla mattina qualsiasi cosa, carriera e tutto quello che sto facendo. Assolutamente. Prego, insomma. Enzo, non vi preoccupate, state tranquilli. Pure Simone Santoro mi disse: fidati di me, facciamo io con il cuore, ti voglio bene, facciamo questo, facciamo quello, non ti preoccupare. E poi invece non ho ritirato nulla perché ho scoperto che c'aveva un altro fine. Non mi fido di nessuno, ragazzi. Ma infatti, Matt, non ho detto niente. Gianni può essere tutto quello che vuole, un piano manè, un piano, eccetera, eccetera. Io sto a scoprire, a capire e a vedere quello che vuole dirmi e quello che vuole propormi. Ma non di certo non le pulizie della sua casa, signori. Perché io di certo non vado a fare le pulizie della sua casa, come ho già detto, 7 volte penso. Voglio valutare bene cosa vuole dirmi in privato, ma come ho già detto, di certo non vado a fare le pulizie.
casa sua. Ma non perché non voglia, perché non c'è niente di male, signore, a fare pulizia di casa sua. Semplicemente c'è una cosa che io chiamo dignità, che per me sarebbe calpestata, umiltà, dignità, persona, sotto a ogni cosa possibile, vedere in live io che faccio la pulizia. Cioè, sarebbe una cosa che non riuscirei assolutamente a tollerare e stare bene con me stesso. Capito? Ragazzi, ci sono proposte che ho ricevuto. Allora, ragazzi, io ho ricevuto proposte anche dalla mia famiglia. Semplicemente io sono una persona molto orgogliosa, non sembra, ma lo sono. E non ci sono stato. Ok? Preferisco stare qua, lontano da tutti, litigato con tutti, cioè, tra virgolette, allontanato dappertutto, allontanato da tutti, partendo da zero, lavando a terra, ma con, per me, un qualcosa di umiltà, capito? Capito? Ragazzi, come vi ho detto, a me i soldi non mi fanno specie. Io valuto le persone. Se a me Matteo mi si dimostra davvero un amico, una persona di buon cuore che vuole semplicemente aiutarmi per delle cose che sono successe sul web, io non li voglio i soldi. Se lui mi dice aiutami, vieni qua, puliscimi la macchina per farti capire, io gliela pulisco gratis. Io sono fatto io da amico, sono fatto così. Se un mio amico sta in difficoltà, io le cose gliele faccio gratis, non gliele faccio per soldi. Capito? Non insultate nessuno. Ma infatti io sto pensando al fattore che lui è venuto in live e mi ha detto delle cose piacevoli, soprattutto alla fine, di affetto, di bene e tante altre cose. Quindi a questo sto pensando, non al resto. Ma infatti, Gioco, ragazzi, ma infatti io come gli ho risposto, come gli ho detto, che ti devo rispondere? Fatti fare servizi a Mambad. Come gli ho risposto, come l'ho detto, io non ho detto che ci sto pensando alla proposta che mi ha fatto. Io vi ho semplicemente detto, ho apprezzato il fine che mi ha detto, ovvero troviamo un senso a questa situazione, trova persone che ti vogliono bene, ti possiamo voler bene, insomma, queste cose mi hanno colpito. Ma infatti, Enzu, per questo voglio capire, voglio valutare, voglio capire, dopo tutto quello che ha detto sul web, se c'è da parte sua una cosa così bella di dire, ho capito che è successo tante altre cose, se sei una persona bella e ci sono state delle cose e voglio aiutare a farti esprimere al 100%, e io ti voglio aiutare, io lo accetto. Delu, ma io il lavoro onesto, pulito e per bene che sto facendo qui, lo sto facendo e guadagno molto bene, guadagno pure di più, per farvi capire. Cioè. Capito? Comunque, raga, scusate, c'ho gli alert che non vanno. Grazie a tutti per le sub, per il Prime, per tutti, eh. A chi non ho ringraziato. C'ho l'alert purtroppo che non va molto bene. Non dico che lavoro faccio, ragazzi. Sono solo felice di dirvi che ho avuto questa camicia meritatissima, che non me la toglio. Non me la tolgo. Ragazzi, non me la toglierò. Sono felice di questa promozione che ho avuto. Sudata. Capito? È stata una bella giornata oggi. Non poteva concludersi al meglio. Non posso dire nulla, Victor. Sono solo felice di dirvi che ho avuto dei risultati molto belli oggi. Molto belli.
Sono molto felice. Molto felice. Ciao, ma io, mi è chiaro, ma io c'è cioè, tuttora qui, ho contratto e non ho alcun problema economico, ho casa, cibo, ho tutto, ho soldi, ho tutto. Capito? È tardi, ragazzi. È molto tardi. Infatti tra un po' stacco, che domani mi devo svegliare presto. Che ci fai vivere alla fine, conta la vita vera. Sì. Sì. L'ho capito, ragazzi. L'ho capito, ci ho messo tempo, ma l'ho capito. Sacrificio, lavoro, studio, investimento. Quello è quello che sto facendo. Questo è quello che voglio fare. Ho la tua età. Sì, sto con la coperta, fa freddino. Boh, scherzi a parte, mi tocco pure sta camicia, mi metto il pigiama completo, eccetera, eccetera. Però sono felice di averla ricevuta, sono soddisfatto. E va bene così, ragazzi, abbiamo fatto una bella ora e 13 insieme. Ringrazio di vero cuore tutti quanti, quelli che mi supportano, quelli che mi vogliono bene. Io qualsiasi lavoro, qualsiasi cosa farò, lo so, gioco, meno male, fa piacere che capisci. Io voglio sacrificarmi davvero tanto, lavorando davvero tantissimo, perché voglio arrivare in alto, voglio arrivare in alto. Lo voglio fare, contiamo su di te, grazie. Lo voglio fare, voglio. Lo voglio fare. Lo voglio fare. Lo voglio fare davvero. Voglio dimostrare a tutto il web quanto valgo. A tutti lo voglio dimostrare. Sempre, Enzo, non ti preoccupare. Stai tranquillo, fra. Stai tranquillo. Stai tranquillo. Stai tranquillissimo. Signori, Barz, io voglio dimostrarlo a tutto il web anche e a tutte le persone, perché tutto il web mi ha visto in un contesto in delle situazioni brutte. E quindi voglio dimostrare a tutto il web che dicevano: ah, quello era Riccardo Rosario. Guardate ora. Mamma mia, Riccardo Rosario. È una cosa che c'ho dentro e lo voglio fare. Io sono fatto così. Tutte le persone che mi hanno trattato male, tutte le persone che mi hanno umiliato, tutte le persone che mi hanno offeso, tutte le persone che si sono allontanate, tutte le persone che mi hanno mai incoraggiato, chiamato del fallito, insultato, io devo dimostrare quanto valgo. Per tutti. Lo faccio prima per me e poi per tutti. Perché tutti quanti devono vedere. Con sacrificio, studio, lavoro, impegno, investimento. Cose che io voglio fare, voi fate le vostre scelte, eh. Mi dissocio, mi distanzio assolutamente, non sono un consulente. Vi faccio vedere dove arriverò, vi faccio vedere con me e tutte le persone che mi supporteranno, tutte le persone che mi seguiranno, tutte le persone che mi vorranno con me con affetto per vedere io dove voglio arrivare. Ogni sera in live, verso le 11, 11 e un quarto massimo di sera, poi aspettate la mia storia su Instagram, io vi racconterò, vi parlerò, saremo insieme, ci divertiremo, live serie, momenti belli, momenti brutti, tutto. La mia quotidianità è live, vi dirò tutto quello che mi fa piacere, vi leggerò, vi risponderò. Vi dimostrerò dove arriverò. Tutto qui. Ora fatemi vedere se c'è qualcuno che posso farci un bel ride. E poi stacciamo, dai.
C'è nessuno che conosco, raga. Facciamo così. Vi voglio bene, vi leggo e rispondo un po' su Instagram. Sto accettando solo persone selezionatissime, ragazzi, non accetto più tutti oramai. Ho reso il profilo privato. Il resto delle persone le ho allontanate tutte su tutti i social e così sarà sempre. Sì, lo so, gioco. E ci sentiamo, vi aggiorno un po' su Instagram. Chat solo sub, avete a disposizione la chat vocale solo sub su Discord. Se vi connettete a Discord potete entrare in solo sub, se vi organizzate tutti insieme e parlate un po' tra di voi, sempre. Altrimenti poi vi aggiorno io, vi avviso io quando ci sono anche io, così possiamo parlare tutti quanti insieme e siamo sempre un bel po' di noi tutti quanti insieme. E vi aggiornerò prossimamente per le prossime live. Nel caso ci vediamo domani verso le 11 e un quarto di nuovo ogni sera, come ogni sera oramai. Stiamo facendo un appuntamento fisso ogni sera verso le 11 e un quarto. Il più buono ti vuole vedere affondare, lo so, lo so, lo so, gioco, lo so. Grazie per queste belle parole. Grazie. Grazie a tutti, voglio bene. Buonanotte, un bacio, buona serata. Grazie. Viva la famiglia, sempre. Non vi abbandonerò mai, non vi preoccupate. Panic. Mai. Qualsiasi lavoro, qualsiasi posto, qualsiasi. Io non vi abbandonerò mai. Vi terrò sempre compagnia e sarete sempre con me. Sempre nel mio cuore. Buonanotte, voglio.